Stato ci avrebbe creato tanti problemi. E disse queste testuali parole: questi avvocati, questi bravissimi colleghi della difesa ci faranno a pezzi, noi andiamo, ci state portando al massacro. Credo che purtroppo dopo questo si sia verificato. Non è che la parte civile non ha dei grandi poteri, cerchiamo di esercitarli nel miglior modo possibile, ma quando sei veramente da solo, quando hai l'ostilità anche all'interno dell'aula di giustizia da parte di chi dovrebbe fare giustizia su quello che è successo alla vittima, cioè Stefano Cucchi, e nel processo si fa il processo alla vittima, non si fa più che il processo agli imputati, e poi i risultati si vedono. Grazie. Avvocato, l'esposto che è stato fatto, l'ultimo esposto per quanto riguarda la perizia, in nessun modo alla fine potrà influire per quanto riguarda questa vicenda? È una domanda a cui francamente faccio fatica a rispondere in questo momento. È chiaro che l'esposto era doveroso da parte della famiglia in sé per sé, per quello che è successo nel processo e anche al di fuori del processo. In sé per sé era doveroso, indipendentemente è avulso da qualsiasi logica di strategia processuale. Era un atto, mi si consenta dirlo, un atto dovuto da parte della famiglia Cucchi. Però insomma in qualche modo potrebbe dare anche un tassello all'enormità di questa situazione e della situazione e di come si è comportata la giustizia in questo caso. Sì, quando in questi processi ne abbiamo un'esperienza purtroppo abbastanza concreta e ormai decennale, succede spesso che il processo si astragga dal fatto. Si è perso di vista una verità elementare, cioè Stefano Cucchi stava bene al momento dell'arresto, dopo l'arresto è stato pestato, per quel pestaggio è finito in ospedale, lì è morto. E, diciamo, sarebbe un caso di una semplicità disarmante, quello che lo ha reso complicato sono i medici legali. Grazie.